Il Brixen vince e convince e il vantaggio arriva dopo pochi minuti con questa palla in profondità per Reci che davanti al portiere non lascia scampo. Da una palla vagante però il Weinstrasse riesce a rimettersi in partita, rimessa laterale, la palla rimane lì, poi Hannacci è il più veloce a girare sul secondo palo e pareggiare. Il Brixen non si lascia intimorire e nel secondo tempo torna a prendere il comando delle operazioni, palla dalla destra, messa in mezzo per Priller che riesce a tagliare al centro dell'area col piede di testa, 2-1. Passano pochi minuti e i padroni di casa riescono a chiudere la sfida con la doppietta di Reci che è più veloce di tutti a ribadire in rete. Quarta rete che arriva su corner dalla destra, arriva la battuta, la palla al centro dell'area per lo stacco imperioso di Dagler, 4-1. Nel finale c'è spazio anche per la manita dei padroni di casa dopo una buona azione manovrata, la palla in profondità per Tessaro che riesce ad anticipare il portiere in uscita e segnare in definitivo 5-1.